grazie davvero, perché ci ritroviamo per la prima volta dopo le elezioni politiche nella nostra veste nazionale, diciamo, per cui è il risultato del 4 marzo quello che oggi ci ha spinto fino a qui. E prima di tutto fatevi un grande applauso per i 220.000 cittadini italiani che avete convinto a votare dopo la famiglia, perché è evidente che è nata una novità, è nata ufficialmente, non c'è più discussione. Esiste un soggetto politico composto da centinaia di migliaia di persone, perché avete benissimo chiaro sui vostri territori che il voto che è arrivato al popolo della famiglia è un voto di militanza, non può essere un voto generico, che potete sbagliare a votare, ha votato proprio la famiglia, oppure ha incrociato tra i 26 simboli presenti sulla scheda uno carino, sì, il nostro è carino, ma diciamo la scelta è stata un'evidente scelta di militanza, si è detto contro tutto e contro tutti, contro la logica del voto utile, contro il fuoco amico, contro i media che non davano una parola, di scegliere il popolo, la famiglia come rappresentanza politica. Hanno fatto 220.000 persone. Io il giorno dopo ho detto contatevi, contatevi, e ho fatto come paragone lo stadio della Juventus, che sapete che è chiaro, e quindi sono stati i dolori degli ultimi giorni. E ho detto contate 5,5 volte lo stadio esaurito del popolo, della famiglia, della Juventus, e troverete il popolo, la famiglia come numeri. È tanta gente, fisicamente da immaginare, sono molte persone. Sono un popolo, appunto, sono un popolo che ha ritenuto che il passaggio così cruciale del 4 marzo necessitasse una presenza di ispirazione cristiana all'interno del panorama politico. L'esito delle elezioni, il mancato raggiungimento del 3%, è stato da questo punto di vista sicuramente deludente, ma il risultato politico e che ad oggi quella ispirazione nel territorio della politica la rappresentiamo noi. Nel momento in cui si apre la 18ª legislatura repubblicana, che è la prima legislatura della storia repubblicana italiana senza una presenza organizzata di cattolici tra i gruppi parlamentari. È la prima volta nella storia delle legislature repubblicane che questa cosa accade. Dopo 70 anni, da 44 giorni proprio, ricordiamo i 70 anni delle elezioni del 18 aprile 1948, quelle elezioni furono le elezioni della grande vittoria dei cattolici italiani che fermarono il pericolo della dittatura comunista, no? 18 aprile 1948. Ci dobbiamo porre il punto interrogativo, come abbiamo fatto in 70 anni a sbriciolare in maniera così evidente una capacità di raccolta del consenso. 70 anni, non è 700 anni, è un periodo relativamente breve. Siamo passati dalla Democrazia Cristiana imperante del 18 aprile 48, che vince e convince con una battaglia fatta anche dalla Chiesa, lo ricordiamo, vuole dire casa per casa in quelle elezioni, ha una storia completamente diversa, la nostra fatica quotidiana, anche noi casa per casa, ma magari con l'ostilità addirittura di segmenti della Chiesa stessa, con l'idea che i cattolici non dovessero autorappresentarsi in politica, che questa storia fosse completamente finita. Noi siamo, per citare Gianfranco Amato, che salutiamo con un grande applauso, una chiacchierata proprio in questi minuti prima di entrare, siamo il lumicino, fammi un giro acceso, che ricorda il fatto che questa storia non è una storia esaurita. Io subito dopo le elezioni sulla Croce ho pubblicato un articolo che si intitola Quantità e qualità del voto cattolico, facendo un'analisi che oggi voglio riproporre a voi affinché vi sia chiaro. Non è che i cattolici sono spariti dalla società, I cattolici ci sono, vanno ammessa, è incredibile a dirsi, 13 milioni di persone in questo paese, 6 milioni tutte le domeniche, qualcosa più di 2 milioni e mezzo anche una volta nell'infrasettimanale almeno.
Cosa è successo? Prima domanda, chi hanno votato? Bisogna andare a guardare i voti. Ci sono delle analisi fatte bene, io le ho messe, insomma, ho preso tre studi diversi per non stare dietro all'unico studio che potesse dare questo dato. Allora, la maggioranza assoluta ha votato PD e Movimento 5 Stelle. Ragazzi, quando andate a messa, sappiate che a fianco c'è uno che ha votato uno di questi due partiti. Sappiate! PD o Movimento 5 Stelle. Il terzo voto è andato alla Lega, il quarto a Forza Italia. Sono i quattro partiti che hanno raccolto il 90% complessivamente dei consensi dei cattolici. È un segnale molto preoccupante, perché la piattaforma politica di PD e Movimento 5 Stelle è quanto di più lontano, ma non nelle teorizzazioni ideologiche, nell'applicazione concreta. Cioè, l'hai visto nella pratica cosa significa avere 5 Stelle che governa, per esempio, la città che si è accolto oggi. Nella pratica significa il taglio ai fondi per i disabili, il taglio ai fondi per le scuole non statali, il sostegno zero alla famiglia, anche una discreta forma di incapacità nella gestione della cosa pubblica, manco l'altro della data Roma non sa capace di fare. Dall'altro punto di vista il PD, neanche le politiche addirittura esplicitamente contro la vita e contro la famiglia, che hanno caratterizzato la 17ª legislatura repubblicana con l'approvazione, abbiamo sempre declinato in tutta questa campagna elettorale, la divorzio breve, la legge Cirinnà, la legge sul biotestamento. Eppure, quando andate a messa, ripeto, non quello che genericamente si dice cattolico, accanto avete uno che vota per queste due opzioni. Ora, è esattamente quello che anche arriveremo, insomma, è ovvio che dobbiamo saperlo, anche la formazione di buona parte del clero, la catechesi la fa su Repubblica, chiaro, no? Il primo Polignano più letto della società divina è Repubblica. Però questi dati noi li dobbiamo assumere come dati di fatto, assumendo anche una lezione in positivo. Attenzione, il voto dei cattolici al Partito Democratico 3 anni e mezzo fa era il doppio esatto. Quando il PD prese il 41%, qualcuno pensa sia un'era geologica fa, era il maggio del 2014, il voto dei cattolici fu determinante, perché venne individuato Renzi come punto di riferimento anche delle gerarchie, diciamo, per una grande chiarezza, e il PD arrivò al 41%. Messi alla prova del governo, questo è il passaggio interessante e importante, quel consenso si è andato totalmente sfarinando, arrivando a un incredibile 18% del 4 di marzo. Vuol dire che quando poi tu le risposte non le dai, o addirittura dai risposte che sono non impopolari ma antipopolari, individui il bisogno della famiglia nella creazione delle cosiddette famiglie arcobaleno e non nel dare risposta alla famiglia che non arriva più a fine mese, evidentemente sbagli completamente la percezione di ciò che il popolo sta chiedendo, e la risposta è poi evidente. State seguendo in queste ore il balletto della formazione del nuovo governo in Italia. Lega, 5 Stelle, 5 Stelle, Lega, Lega, 5 Stelle, sto rimbalzo a ping pong. Oggi noi ricordiamo 40 giorni dalla data delle elezioni, siamo totalmente lontani dalla costruzione del nuovo governo, ma non come in Germania, perché vogliono raccontare che Di Maio e Salvini stiano lavorando come la CDU e la SPD. Non ci credete, insomma. È proprio un altro tipo di film. È completamente un altro tipo di film. È un film all'italiana, dove c'è anche la commedia, no? Berlusconi che si prende la parola a forza, la scenette, cioè cose che sono in Italia davvero, ma non per orizzonti di costruire un programma che serva allo sviluppo del paese. Lì in Germania ha fatto un bel volume, che è un contratto di governo tra le due forze, sono andati a trattare anche davvero i dettagli più importanti, perché il loro conflitto era in termini programmatici, la loro necessità era di mettere insieme due programmi difficilmente conciliabili. Hanno lavorato per 6 mesi,
per fare questo. Da noi lo schema è tutt'altro, è conciliare due ceti dirigenti, cioè il problema è chi comanda, il problema è solo di potere, non cosa faranno. Il problema è chi fa il presidente del consiglio a stringere, è tutto lì. Germania era ovvio che avrebbe fatto la Merkel, il problema è se lo poteva fare o no col sostegno dell'SPD. In Italia c'è questa discussione si sfarinerà. Il presidente della Repubblica ieri ha detto con chiarezza: adesso inventatevi qualcosa perché altrimenti io do un incarico, darà un incarico che è un pre-incarico, sempre all'italiano, no? Un incarico esplorativo, passeranno un altro mese senza fare niente. Nel frattempo noi ci siamo svegliati oggi con la guerra. Con la guerra. Il mar Mediterraneo, il nostro mare di casa, Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti hanno bombardato un paese che è la Siria. Per fortuna ancora no, perché noi non possiamo concedere le basi per ora. Non le abbiamo concesse, ma il dato preoccupante è che non c'è un'autorità politica in questo momento può determinare la scelta. Noi siamo qui a dire con chiarezza, come popolo della famiglia, che il popolo della famiglia è contro la guerra, né aerei né basi. Questo è un punto. Il né aerei né basi, guardate bene, in questo tipo di stagione politica c'è sempre stato un soggetto politico cattolico che interpretava questa linea e questa presa di posizione, perché la guerra nel Mediterraneo l'abbiamo avuta fino al 2011 con la guerra con Gheddafi. Oggi non c'è più, oggi non c'è un partito politico che ancora ha preso una posizione netta su cosa fare rispetto a una questione che riguarda noi così da vicino. È in guerra un paese a noi confinante come la Francia, che nel frattempo è entrata nel nostro territorio a bardonecchi a fare gli interventi sul territorio nostro per tutelare le proprie politiche sull'immigrazione. E allora abbiamo questo tipo di condizioni, non abbiamo ancora neanche lontanamente un'idea di governo. Questo vi farà capire cosa? A mio avviso, questo è il mio modesto avviso, che quando poi un governo nascerà su queste macerie di classi dirigenti indecorose, magari con tutti dentro, col Partito Democratico dentro, il governo del Presidente, che avrà tutti i partiti rappresentati, vi aspettate che la nostra agenda, quella che abbiamo declinato in campagna elettorale, la grande emergenza della natalità, il reddito di maternità, il cancellare il mio testamento, ritornare ai temi della famiglia cancellandolo proprio dalla legge Cirinnà, pensate che queste possano essere argomentazioni che faranno parte di quel programma di governo? Neanche lontanamente. La verità è che siamo solo noi a interpretare quella piattaforma. E un esito ancora una volta di un governo che si dovrà mettere d'accordo su dei minimi sindacali che dovranno andare a fare, un governo minimale che non curerà in alcun modo il malanno profondo del paese, genererà cosa? Genererà delusione. Quelli che oggi voi pensate essere i trionfanti, 5 Stelle al 33%, la Lega che fa così forte, è la fotografia di oggi. Non è la fotografia, a mio avviso, di domani e di dopodomani. Per questo c'è necessità di stare, di consistere, di essere soggetto politico. E noi oggi lo proclamiamo con chiarezza e con nettezza, anche in vista delle sfide delle amministrative che dobbiamo raccogliere fin dalla settimana. Tra la settimana andiamo in Molise, c'è il simbolo del popolo della famiglia. Il simbolo del popolo della famiglia non è destinato a essere un simbolo transitorio del quadro politico di questo paese. È un simbolo destinato a consistere, a stare, a crescere. E lavoriamo per farlo crescere. Lavoriamo appunto in 22 in Molise, abbiamo i nostri candidati in Friuli, abbiamo le sfide da costruire per il 10 giugno in 797 comuni, avremo i ballottaggi nel 24 giugno in altrettanti comuni. Dobbiamo costruire la nostra formazione come classe dirigente, dobbiamo imparare meglio a comunicare, dobbiamo riuscire a essere sui giornali locali, negli spazi mediatici ampi. Però lo avete visto Gianfranco Amato da Giretti, è stato grande o no? È stato grande o no?
Cosa significa? Attenzione, due elementi voglio dare. Il primo è che Gianfranco fa l'8,2% a cui in quella serata in termini di ascolto. Vuol dire che il tema era interessante e Gianfranco rappresentava la posizione alta. In uno stato, avete forse seguito la trasmissione su pornografia e scambio di coppie, in cui poi Gianfranco doveva stare lì a sentirsi gente, la sessuologa, il conduttore, la pornostar, gay, omosessuale, sposato, e tutti ci volevano spiegare che lo scambio di coppie era una cosa normale, che gli strani eravamo noi. Allora, la fascia di Gianfranco ci rappresentava tutti, perché noi ricordavamo all'Italia che ciò che è normale, usiamo questa espressione, era lui, era, siamo noi, è il popolo della famiglia, che rappresenta con grande semplicità e schiettezza, con grande semplicità e schiettezza, quelli che non trovano, diciamo, piacevole farsi trombare la moglie. È così anomalo. No, perché in questo mondo folle, in questo mondo folle, ti vogliono spiegare che ciò che è assolutamente incomprensibile, intollerabile, totalmente insignificante anche, insensato, abbia in realtà un senso, perché se tu che non lo capisci, stanno inoculando sto dubbio. Tu guardi quella trasmissione, vedi la solitudine di Gianfranco. E saremo strani noi, ragazzi. E da Silvia, ma Silvia, ma conosci per caso qualcosa, non sta a vedere come funziona. Cioè, il dato è davvero allarmante. È il conduttore che mi preoccupa. Io sono un amico di Massimo, ho fatto la vera quella vera di domenica in per parecchie volte con lui. Massimo è uno che annusa il vento, insomma, è bravo, è un conduttore pop. Che lui volesse giocare la parte dello scafato, non essendolo neanche peraltro, mi faceva venire in mente che davvero c'è ormai uno stilema che viene dominato e raccontato come inevitabile, dove in realtà ci vuole pochissimo a dire il re è nudo, ci vuole pochissimo. E questo ruolo ormai lo può svolgere solo il popolo della famiglia. La verità è questa. Tant'è che veniamo cercati come interlocutori sempre su queste argomentazioni, non si può cercare altro interlocutore. Leggevo, no, Corriere della Sera, Verona, paginate perché Filippo Nicolini spiegava la nostra dialettica con Elton John. Spiegando che noi non ce l'abbiamo con gli omosessuali, non ce l'abbiamo mai avuta. Figuriamoci che il nostro problema è un problema, dice veramente il rischio che vogliono farti scadere a macchietta, no? E quindi noi questo dobbiamo assolutamente tenere bene la briglia a questa tentazione. Ma la voglia, il desiderio di intavolare una discussione sui giornali, sulle tematiche forti che rappresentano elementi della nostra identità, è secondo me lo sforzo che dobbiamo fare davvero, a partire dai bisogni delle famiglie, anche dei loro bisogni identitari che hanno. Comincerò un tour dal 5 di maggio e sarò a Padova l'ultima data, perché ho scritto un libro sul terrorismo in Italia. Il terrorismo in Italia ha sparato in faccia ai cattolici, voi avete letto alcune cose che ho scritto in questo periodo. Lo sapete che noi non conosciamo i nomi dei nostri morti? Noi non li conosciamo. Tutti pensano al quarantennale di Moro. Io accanto a me Nicola Di Matteo, che è un agente delle forze dell'ordine. Sapete che sono morti 400 agenti delle forze dell'ordine uccisi senza una ragione, con un livello di violenza, lo racconterò in questo libro, che è terribile, perché la finalità era prendere le loro armi, fondamentalmente era costruire, partirò da Padova, quello che a Padova hanno cominciato a uccidere nel 74 le Brigate Rosse, questo è ciò che è accaduto. Noi dobbiamo rispondere ricordando che il quarantennale è di Moro, ma anche degli agenti della scorta di Moro, è il quarantennale del magistrato D'Artaglione, che decide
di assumere su di sé il ruolo di direttore delle carceri, è un magistrato. Il primo giorno che prende servizio erano stati uccisi i due precedenti direttori delle carceri. Lui lo prende ruolo a 65 anni, ma lo potrebbe già essere in pensione con il massimo. Dice alla moglie: se con stato di manda tu sei il generale, non vai in battaglia chiedendo che non ci siano le pallottole. Esce di casa, viene ucciso sul androne di casa. Il figlio racconterà, dice: papà era uno che aveva fede e aveva chiesto che non ci fosse alcun uomo della scorta accanto a lui, perché sapeva di essere un obiettivo e non voleva che ci fossero dei giovani a darci di mezzo. Noi del magistrato dottor Tartaglione non ricordiamo neanche il nome. È incredibile. È incredibile. Sono centinaia di storie che ci raccontano, e noi abbiamo anche un nostro Pantheon fatto di persone normali. La verità è che è costituito dall'unione di straordinarie persone che hanno dato nella normalità, mi piace poterla usare questa parola, è un'altra parola che sembra reietta, no? Dobbiamo rispettare la diversità, questo deve essere lo slogan universale obbligatorio, e figuriamoci in una bicicletta a 1,200 kg, figuriamoci. Però cavolo, esiste anche questa dimensione delle neglette persone normali, la dimensione popolare che il popolo della famiglia deve saper rappresentare in questo paese. Noi possiamo farcela, non abbiamo complessi, non abbiamo complessi da curare da questo punto di vista. Noi possiamo costruire davvero l'orizzonte politico intessuto da queste persone. Partiamo da 220.000 persone normali che ci hanno scelto alle elezioni, le vedrete crescere fin dalle amministrative. La settimana prossima in Molise tutta l'onda di amministrative che voi curerete sui territori per far crescere il sindaco, il popolo, la famiglia, e vedrete, come ho detto, quello che abbiamo avviato è semplicemente una traversata nel deserto. Bisogna stare uniti a testuggine, difenderci fratello con sorella, senza pensare alla faccia che viene sporca, tanto non conta niente, conta solo che la traversata venga compiuta, che coloro che ci vogliono colpire trovino una solida difesa nel momento in cui veniamo colpiti, e la capacità di andare avanti, perché la direzione, lo abbiamo dimostrato il 4 marzo, è certamente quella giusta. Grazie davvero di essere qua.